Giulia, foresti di Camelot e mi occupo per la cooperativa Camelot del coordinamento tecnico dell'Hub Minori Stranieri Accompagnati. Nel marzo 2015 ha aperto il primo Hub Minori della regione Emilia-Romagna, qui a Bologna, e questo progetto vede come capofila il comune di Bologna. Da settembre 2016 esiste un altro hub minori che ha sede sia a Budrio, in provincia di Bologna, che a Ravenna e che ha come capofila invece ANCI Emilia-Romagna. Questi hub minori sono stati aperti grazie a un finanziamento europeo dei fondi FAMI, Fondi Europei Migrazione e Integrazione. E diciamo sono volti a garantire una prima accoglienza specialistica con un elevato standard, possiamo dire, ai minori stranieri che sbarcano da soli sulle nostre coste. Per entrambi gli hub, Camelot si occupa del coordinamento tecnico, della mediazione culturale, della rendicontazione e del supporto legale. Come coordinatrice mi occupo, diciamo, di monitorare la presa in carico che deve essere garantita a questi minori, sia con un rapporto costante con loro, sia il raccordo con i servizi sociali, i servizi pubblici, con le istituzioni per garantire una maggior fluidità e anche qualità delle prassi implementate all'interno del lab e diciamo come professionista mi occupo anche a volte di ricerca e partecipo a delle formazioni. Il viaggio migratorio che compiono è estremamente difficile, in media dura un anno e li vede appunto partire dal loro paese di origine. Da soli, il più delle volte, poi magari incontrano altri ragazzini durante il tragitto, quindi magari riescono a far gruppo e a viaggiare insieme, ma non sempre questo succede. E attraverso trafficanti che giungono, diciamo, alla Libia. Le violenze possono accadere sia nel tragitto, ma la stragrande maggioranza delle violenze succede in Libia, che è un paese completamente lasciato nel caos, che non ha un governo, dove il rispetto dei diritti umani è nullo, e dove appunto c'è l'esistenza di queste prigioni, dove sembra anche che sia coinvolta la polizia libica, dove questi ragazzi vengono richiusi anche a scopo di estorsione, quindi con telefonate alle famiglie che vengono minacciate, che se non spediranno dei soldi i loro figli verranno uccisi. Le ragazzine in Libia vengono stuprate, molte di loro arrivano qui incinte a seguito di stupri. Questa è la prassi, noi con questo paese abbiamo fatto degli accordi, che bello, sono diminuiti gli arrivi in Italia, però sappiamo dove questi ragazzi, anche minorenni, sono bloccati. Posso assolutamente affermare che negli ultimi mesi i ragazzini arrivano sempre più traumatizzati, quindi una permanenza in Libia più lunga equivale a maggiori violenze, maggiori torture, quindi maggiori traumi una volta che riescono ad arrivare qui. Da Lampedusa vengono sempre trasferiti in altri centri. La regia del progetto FAMI, quindi Hub Minori, a livello nazionale è il Ministero dell'Interno. I centri FAMI in Italia sono 19 al momento, quindi garantiscono una prima accoglienza più o meno a 1 migliaio di ragazzi. E quindi c'è un sistema a livello nazionale di raccordo continuo appunto con il Ministero degli Interni e con le prefetture territoriali che appunto sanno dai luoghi di sbarco o dai centri di prima accoglienza in Sicilia quanti minori ci sono, sanno quanti posti per esempio ci sono all'Hub di Bologna, quindi tramite scambio di mail ci si mette d'accordo. Io, per esempio, 3 mesi fa sono andata al porto di Reggio Calabria a prendere 6 ragazzini appena sbarcati. Ovviamente me l'ha indicato il Ministero degli Interni tramite mail e noi siamo partiti.
partenza, diciamo, la legge Zampa la determina con una permanenza massima di un mese. Siamo ancora molto Nel lontani centro. nel centro, siamo ancora molto lontani da questa tempistica, nel senso che in media, ragazzi, nella prima accoglienza si stanno 4-5 mesi. È comunque un momento molto importante perché ha la primissima presa in carico del minore che arriva sulle nostre coste o che viene rintracciato sul territorio. Quindi si fa tutto lo screening sanitario, la nomina del tutore è la primissima cosa. Tutti i ragazzi accolti in hub minori vanno nello SPRAR. L'integrazione ovviamente passa anche attraverso il lavoro. Nello SPRAR diciamo che ha vede tempistiche di permanenza più lunghe e attività anche più strutturate. I ragazzi di solito vengono iscritti alla terza media e a dei corsi di formazione professionale in modo tale che poi riescano a trovare un lavoro e a rendersi autonomi. A differenza dello SPRAR, che invece è solo per i richiedenti asilo, nell'hub minori arrivano Non tutti, solo con di diritto d'asilo, nel senso che un minore straniero non accompagnato, proveniente da sbarco o rintracciato sul territorio, può avere una storia che non contempla quei motivi di persecuzione che sono propri a garantirgli il diritto d'asilo, tra l'altro che è sancito anche dalla nostra Costituzione all'articolo 10. Mi viene per esempio in mente il caso dei ragazzini albanesi a cui si fa un permesso di soggiorno per minore età. Non voglio suddividere nazionalità assolutamente, anche perché il diritto d'asilo è un diritto soggettivo, deve essere valutato caso per caso, ravvisare se ci sono dei motivi tali per cui lo stato da cui questa persona proviene ha agito nei suoi confronti comunque delle persecuzioni e dei trattamenti disumani e degradanti, e quindi per questo motivo questa persona chiede asilo allo Stato italiano. Possiamo sicuramente individuarne due, che sono la valutazione, la determinazione di quello che è il superiore interesse di ogni minore che noi abbiamo in accoglienza e l'inserimento in procedura di protezione internazionale. Regolarizziamo tutti i minori che vengono accolti nel nostro progetto e parallelamente facciamo un lavoro di tipo psicosociale molto forte. Nel caso di Bologna, ma anche di Ravenna, grazie a un fortissimo raccordo con i servizi pubblici, quindi con l'ASL, con la neuropsichiatria infantile, attraverso un utilizzo quasi costante di mediatori culturali. Rispetto a questa domanda, mi viene in mente una delle cose che noi garantiamo, come progetto e che si lega anche a quella che è la normativa in materia di asilo a livello europeo, che è il regolamento di Dublino 3. Parliamo dei ricongiungimenti familiari, quindi in quel caso è molto forte anche attraverso il raccordo con l'Unità Dublino diciamo un dialogo molto serrato con gli altri paesi europei. Noi abbiamo nello specifico fatto due ricongiungimenti familiari. C'è da dire che il regolamento Dublino 3 ha ampliato diciamo lo spettro di persone a cui i minori possono essere ricongiunti, scusate. Un tempo si faceva riferimento solo ai genitori, adesso si fa riferimento a parenti, quindi anche a zii. Mi viene da dire però che c'è ancora una grossissima criticità sui ricongiungimenti, nel senso che sono molto lunghi. Io ho avuto questi due ragazzi che sono stati ricongiunti dopo quasi un anno dalla loro richiesta, e chiaramente queste tempistiche incidono molto sul benessere psicofisico dei ragazzi. A livello italiano, la legge Zampa di cui vi parlavo prima ribadisce l'inespellibilità dei minori. Questo dovrebbe valere anche a livello europeo, come vediamo invece sono costruiti muri anche la frontiera italo-francese, anche i minori vengono rimandati indietro.
Qualche giorno fa, il 20 di gennaio, il Tribunale di Nizza si è espresso contro l'espulsione di un minore dalla frontiera francese-franco-italiana. Quindi, comunque, a livello europeo sono ancora tanti, nonostante un sistema d'asilo comune, tante le cose che ancora non vengono rispettate, ma perché fanno parte di una sovranità che gli stati-nazione non vogliono cedere, che è quella del controllo delle frontiere e quindi della sicurezza.